solito nei suoi amici dopo aver sconfitto Gorseno che li aspettava nel Mediterraneo. Sono entrati nelle acque dell'Atlantico attraversando lo stretto di Gibilterra. Thoriton ha raggiunto l'Atlantico. Thoriton ha raggiunto l'Atlantico. Thoriton è entrato in Atlantico. Thoriton è entrato in Atlantico. Attende l'ultima battaglia. La vincerai, sì. Thoriton è entrato in Atlantico. Thoriton è entrato in Atlantico. Thoriton si avvicina. Maestà Poseidone, Thoriton si avvicina alla reggia. Tutti i pesci sono con Thoriton. Gli abitanti del mare sono con Thoriton. Sta zitta! Non serve che tu venga a dircelo, lo sappiamo già. Non vedi che ho disposto tutte le mie guardie intorno alla reggia? Sappi che le guardie di Gelpes sono invincibili, sta calma! Gelpes! Non sconfiggerai Thoriton facendo la guardia alla reggia! Perché ti intrometti, Minotus? Minotus ha ragione, Gelpes! Mentre noi siamo qui, la leggenda di Thoriton si diffonde e impesce gli uccelli a mettersi dalla sua parte. Cosa? Thoriton ha raggiunto l'Atlantico? Allora andiamo tutti ad aiutarlo! Riporteremo la pace negli oceani! Sì, a morte, Poseidone! Grazie dell'informazione, Gabbiano! Ci rivedremo in Atlantico! In Atlantico! Dopo la morte di Nereide, sua maestà Poseidone conta su di noi per sconfiggere Thoriton! Non è necessario attaccarla tutti e tre insieme. Tu rimarrai di guardia alla reggia e noi penseremo a Thoriton! Chiacchierone, hai già fallito una volta contro di lui, ricordalo! Calmati, Gelpes! Per cancellare il disonore di Minotus, lascia che suo fratello Mipet si occupi di Thoriton. Lo farò a pezzi. Io sono Gelpes, capo delle guardie di Poseidone. Non ho bisogno del vostro aiuto. Sono nauseato da questi discorsi. Doritea, Polifemo e Lear dicevano le stesse cose. Anche Bruda, Scorseno e Nereide parlavano così. E voi ne conoscete i risultati. Non dobbiamo permettere a Thoriton di toccare le acque del mio mare. Va, Mipet. Sì, maestà. Minotus. Sì, maestà. Voglio che il gorgo infame catturi Thoriton e lo uccida! Lo voglio! Senti! È strano. Cosa? L'aria! Che c'è che non va? Sento qualcosa di strano nell'aria. Sembra di sentirlo anche a me. Credo che si avvicini una minaccia di Poseidone. È un immenso vortice. Fuggite, siamo in pericolo! Yeah!
infame! Porta Toriton nel mare maledetto! L'atmosfera è carica di elettricità. Mi ha morso, ma che cos'è? Una sanguisuga. Non voleva proprio lasciarmi. Che accidenti di posto è questo? Uno squalo a due teste! Questo dovrebbe essere il Mar dei Sargassi con tutte quelle alghe fluttuanti. Ma come ho fatto a finire qua giù? Voce di Pipi! Ehi, Pipi, sono qua! Tariton! Attenta, Pipi! Sto arrivando! Allora mi hai salvata, Toriton. Ma dimmi, dove siamo? Nel cimitero del mare. I sargassi sono alghe che imprigionano le navi e le fermano senza che si possano più liberare. Io non capisco però come abbiamo fatto ad arrivare qua giù. È stato Poseidone, Pipi. È stato Poseidone che ci ha trascinati fin qui. E credi che non potremo andarcene? C'è Lucar con gli altri! Toriton! Toriton! Sono qui! Ehi, Luca! Pipi! Stiamo arrivando! Fate attenzione, ci
mi fanno paura, li strapperò a colpi di coda. Credo che oseranno entrare. Oh, siamo salvi! È presto per cantare vittoria. Dimmi, come faremo ad uscire da qui, eh? Sì, hai ragione. Troveremo il modo. Thoriton, non ti sembra strana questa nave? In che senso? Osservala bene. Sì. È quasi intatta. Non ha nessun segno di usura, hai visto? Thoriton! Thoriton! Vado a sentire che cosa vuole Pipi. Fantocci! Ma quella è Heptapoda! Assomiglia in modo impressionante a Heptapoda, che sacrificò se stessa per aiutarmi. Ma come mai c'è questo fantoccio che le somiglia qua dentro? Sei qui, Thoriton! Cosa sono quelli? Sono solo fantocci. Sembrano persone vive. Guarda quello, assomiglia a Minotus. Sì, è Minotus, principe di Poseidone nel mare Artico. Ma perché in questa nave ci sono i simulacri dei principi di Poseidone? Non capisco. Perché? Mio fratello Mipet, colui che era uomo una volta, è proprio dietro a voi. Uomo una volta? Vuoi dire che Poseidone ha usato degli uomini per renderli suoi schiavi? Esattamente. Sua maestà Poseidone, padrone di tutti gli esseri viventi, ci ha dato la vita e noi lo serviamo fedelmente. Maledizione, il padre è gelato. Ora morirai, Thoriton. Thoriton! Vattene, Pippi, nasconditi da qualche parte. Vieni qua, Thoriton. In quella cosa gli umani portano il fuoco. Minotus e Mipet potrebbero temerlo. Mi occupo io di Thoriton, tu pensa alla sirena! Aiuto, Thoriton! Vieni!
Vieni qua! Finalmente ci sbarazzeremo anche di te, maledetta sirena! Vieni! Brucia, maledetta! Brucia! Sta bruciando tutto. I fiori là fuori stanno bruciando, ma anche la nave brucia! Ormai non hai scampo, ragazzo. La tua ora è suonata. La nave sta per affondare ormai. Se affonda è meglio andare via. Se ci allontaniamo, quegli strani fiori ci attaccheranno. Pip, che succede? Luca, è terribile. Tariton lotta contro Minotus. Allora questo fuoco? È stata colpa mia. Ho ucciso Mipet, è caduto fuori bordo e ha cominciato a bruciare. Sei stata fantastica. Le granchi giganti! Aiuto! Non temo il fuoco. Luca, siamo circondati dal fuoco e dai granchi, non ce la faccio più! Non ti arrendere così facilmente, Calu! Perché io sono in Atlantico. Sappi che sono qui per vincerti, per sconfiggerti una volta per tutte. Evviva Torto! Evviva! Evviva la Vaga dei Mari! Evviva! Urrà per Tariton! Urrà! 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 Minotus e Mipet sono stati uccisi! Minotus e Mipet sono stati uccisi. Tariton sta arrivando. Tariton sta arrivando. Tariton sta arrivando. Finalmente stai arrivando. Vieni pure se credi che sarà facile per te. Provaci. Le mie guardie non ti faranno mai superare la soglia della reggia di Poseidone. Mai! Galbes! Uccidi Tariton con qualsiasi mezzo! Egli è il nemico più grande per i Poseidoni! Egli vuole la fine del nostro regno! Non permettere al pugnale di Olialcon di entrare nella mia reggia! Non lo permettere!